si sale su, se non volete fare la mega scarpinata c'è giardinetti e un locale qua, penso un ristorante, però non è ancora, non sento ancora la necessità, però andrò ad indagare. E questa è la cartolina. Allora, vicino all'inizio della passeggiata dopo la stazione, le cartoline costavano 60 centesimi dal ladro. Mai buttarsi sulle cartoline subito. Infatti proprio lì in mezzo al paese, proprio nel caos più assoluto, dove dovevano costare il doppio, 50 centesimi. Quindi conviene aspettare, anche perché ho visto che le cartoline sono riassuntive, cioè ci sono di tutti i paesi, qua non c'è solo di questo, ci sono anche degli altri, di tutte le 5 terre, quindi penso che siano standardizzate, sono quelle e basta, dove le compri le compri. Buga. Qui è senza uscita. È solo un bel vedere. Andiamo sul ristorante. Il 90% delle persone che incrocio sono stranieri in vacanza. Tutti stranieri. Ecco il ristorante. È strettissimo. Qui c'è anche un posto per andare su a sinistra. Dove vai? Rispetto al Giappone che ho fatto due mesi fa, qui la qualità delle donne è completamente diversa. C'è un bagno, giardinetti, siamo al perfetto opposto. Una cosa orrida, mezza giacata, altri tavolinetti, una struttura. Andiamo, cercando di non spaccarci le gambe, andiamo ad indagare. Parco giochi per i figlioli. Qui ce l'ha, ecco, l'ho appena detta sta cosa. Cazzo. Non toccare le piante, c'era scritto. È arrivata la rospona grassa. Questa cos'è? Una caffanata? Qui c'è il bagno. Questa si chiama Punta Bonfigli. Bonfiglio, Manarola. Lasciati come hai, questi gessi. Ci sono appena sta. Magari gratis anche. Là un euro. Bastardi, un euro. Però io vendo la tessera guard, che però l'ho pagata pure 16 euro. Per un giorno. Allora, sono un paio di ristoranti in fila, però ci hanno messo una cordicella. C'è quello che dice, ok, puoi passare. Penso che ci sono dei posti limitati. Quindi torno giù. E andiamo a vedere il pezzo sopra. E poi a cercare soldi, cercare da mangiare. Che mi sono quasi ora. Guarda. Foto. Prima utilizzavo
molto spesso una Nikon 7100 insieme alla telecamera. È una cosa inutile secondo me, a meno che non vai in qualche posto proprio che ok, tiri fuori questa, rimetti dentro l'altra. Questa fa anche le foto 16:9. Poi con la Nikon ti ritrovi perlomeno 7100, tutte foto 4 terzi che se vuoi, cioè quel formato diverso da quello del televisore, se vuoi le devi ritagliare col software, sboccone di sangue. E poi non le rivedo mai, ho milioni di foto di tutti i viaggi che stanno lì, non le rivedo, non le ho neanche stampate più da quando è arrivata quella digitale. Non ha molto senso secondo me, perdi solo tempo a tirare fuori la telecamera, la macchina fotografica. Molto meglio la telecamera, anche adesso ho fatto un'altra 16:9, mentre che riprendo posso farle contemporaneamente. Poi ho il cellulare per mandare qualcosa su Facebook, sul canale anche. Molto meglio, molto più rapido. Sto a uno zoom pazzesco. Non riesco neanche a capire bene che cos'è, ma penso che sia. E eccomi vicino agli scogli. C'è il battello qui, si prende il battello. E qui ci sono anche gli scogli e la scoglia. Culone. Ecco dove si prende il battello. Gli scogli però giustamente qui niente, è proprio in mezzo agli scogli sta a fare. Perché in effetti non è un porto questo. E poi c'è l'ingorgo.